grazie di essere venuti a questo incontro, promosso naturalmente dall'Istituto Bruno Leoni e anche però stavolta da Italia Medievale, che ringraziamo, sul tema ascesa e decadenza di una comunità, la storia di Siena dal Medioevo ai giorni nostri. Sostanzialmente l'occasione è la pubblicazione di questo bel libro del professor Mario Ascheri, che è un libro molto articolato, molto complesso. C'è anche, come dire, nel mio caso un testo ulteriore, perché nella dedica dice una storia da politologi. Perché è vero, perché è un testo, come dire, che offre una miriade di spunti interessanti per chi appunto ha passione per la filosofia politica, per la teoria politica e così via. Ed è un testo che si caratterizza da tanti elementi particolari, ma credo che manifesti in maniera molto evidente anche le passioni, oltre che gli studi e le conoscenze dell'autore. Credo che l'occasione sarà appunto quella di vedere come Siena, dalle origini, in particolare poi dalla sua età di maggior splendore, dal Medioevo, fino ai giorni nostri, quindi ha tutta una serie di vicende molto interessanti che non riguardano solo Siena, ma che riguardano a partire da Siena in realtà la nostra società. Il nostro libro è un testo interessante perché offre questa possibilità, no? In larga misura di valutare il passato luce del presente e il presente luce del passato. Io non ho per la verità però il compito di parlare di questo libro, sono solo qui a fare da semaforo in un certo senso e poi da gestire eventualmente dopo il compito. Sono sicuro che sarà vivo e interessante, perché chi parla di questo libro sono due veri studiosi di questa materia, di questi temi, dell'età medievale in particolare, e due professori insegnano a Milano, in questa città, cioè il professor Giorgio Chittorini dell'Università di Milano, il professor Giovanni Chiodi dell'Università di Milano di Bocca. Ovviamente la presenza dell'autore è fondamentale e saremo felici naturalmente poi di avere dall'autore tutti i commenti, le precisazioni, le aggiunte, le integrazioni. Il progetto editoriale che ho qui sott'occhio evoca in sostanza un modo di scrivere una storia della città che non sia troppo istituzionale, insomma, no? La storia della città, dice autori che le hanno ben conosciute, le hanno frequentate, storia istituzionale e politica, ma anche storia delle migrazioni, delle battaglie, delle economie, dei commerci, storie focalizzate sugli autori, sui personaggi, su quelli che hanno direttamente partecipato a queste vicende, con i loro pregi, difetti, facendoli rivivere, eccetera, e poi sugli usi, costumi, cibi, burocrazia, associazionismo, solidarietà, prepotenze, terrorismi, eccetera, vita musicale, eccetera. Bisogna dire che, non so se per fortuna o purtroppo, tutte queste cose ci sono, e quindi è una cosa non semplice, insomma, orientarsi nel flusso, come dire, di racconto che Mario Ascheri produce, all'autore produce per i lettori in sostanza, proprio per questa volontà di guardare proprio a 360 gradi la storia di Siena. Ecco, io quindi trovo una certa difficoltà a disporre poi questa grande mole di immagini, di figure che è stata, che è evocata continuamente dal libro, quindi mi limiterò a esporre così alcune di queste linee di discorso, e purtroppo qui ricadiamo sulla storia politica istituzionale, purtroppo, ma nel senso che forse questa ricchezza di immagini che evoca la presentazione si perderà, insomma, sicuramente quello che verrà. Dunque, Siena, ecco, Siena è una eccezionale esperienza, no? Lo dice Mario più volte, lo ripete, e direi che non si può convenire, insomma, da molti punti di vista. Ecco, Siena non è una città particolarmente antica, perché sì, certamente risale a tempi molto lontani, ma è molto meno rilevata nella tarda antichità e anche nel primo medioevo rispetto ad altri centri pure vicini, anche nell'ambito di un passato etrusco forse un po' stretta dal cerchio chiusi Volterra e Arezzo, no? Ha una
non ha mai avuto una grande estensione, diciamo dal punto di vista urbanistico, un numero di abitanti molto alto. Anche adesso devo dire, io non sono cinese, né esperto molto di Toscana, ma ogni volta ecco, questa dimensione piccola di Siena, tutte le volte che vado, mi colpisce un po', insomma, come se per una certa sorpresa, ecco, di trovare dietro questo nome, che pure evoca tantissime cose importanti, una realtà urbanistica che, a parte le eccellenze architettoniche, non è così, diciamo, incomune come potrebbe immaginare. La crescita di Siena, ecco, qui bisogna dire, ecco, avvicinandosi all'anno 1000 e dopo l'anno 1000 si ha l'impressione di una, come dire, di una accelerarsi di vitalità, no? E mi pare di capire un po' dal libro, così, quello che si legge, che forse sono stati due gli elementi che hanno portato maggiore vantaggio alla crescita di Siena. Da un lato la posizione geografica, no? Siamo vicino a Roma, ma non troppo lontano da Roma, sulla via Francigena, quindi con un flusso di merci, persone e merci soprattutto, che così percorreva queste campagne medievali con una certa intensità, limitatamente ai tempi a cui ci riferiamo. L'altro motivo è ancora una volta la, diciamo, il rapporto con Roma, no? Perché? Perché abbastanza presto, nel XII secolo, ecco, molti senesi, mercanti senesi, riescono ad avere una posizione di primo piano nella gestione delle finanze pontificie, anche qui finanze pontificie del XII secolo, dobbiamo intenderci, no? E certamente ci sono dei banchieri, c'è questa caratterizzazione di molti dei banchieri che appunto stavano presso la Puglia romana come senesi. Poi c'è la storia del comune, no? La storia del comune che così nel caso di Siena come nel caso di altri comuni cittadini italiani oscilla fra alcuni poli che sono un po' riconoscibili, che così abbiamo un po' in mente tutti, no? Adesso per citare molto sommariamente, uno dei problemi, diciamo, di una città di un comune medievale verso l'esterno, anche verso l'interno, è la vicinanza, in questo caso dolorosa, ecco, come con un centro come Firenze, no? Questa è storia lontana, non so fino a che punto sia stata storia recente, ma certamente il Medioevo cinese sente moltissimo questa, come dire, questa impiccio, questa, questo dover fare i conti, attenzione, con una città che parte svantaggiata rispetto a Siena, no? Ma che nel giro di pochi decenni riesce ad avere uno sviluppo e a mettere in difficoltà Siena stessa. Festa del Medioevo significa tante cose, cose anche piene di valori civici, no? E di, come dire, rappresentazione generale della popolazione. E quindi proprio alla fine di questo periodo medievale, così come compare in lontananza il Monte dei Paschi, ecco, si consolida la fisionomia di queste contrade, no? E si svilupperanno poi nei secoli, nei decenni, nei secoli successivi. Grazie dell'attenzione. Grazie dell'invito, che mi onora di parlare di questo nuovo libro di Mario Ascheri. Anch'io farò una sorta di viaggio rapsodico nelle pagine di Mario, cercando di, in poche parole, ma non è facile, far capire a chi ancora non ha letto il libro e si vuole immergere che cosa vi può trovare, che cosa Mario, da quello che ho capito io, ha cercato di dire in questa sua nuova fatica. Sono uno storico del diritto, quindi
dentro, esattamente come Mario, che è uno storico del diritto, ma è molto di più, è uno storico delle istituzioni, uno storico sociale, e corre su tantissimi campi, ho trovato molta storia del diritto. Ma il libro che ha voluto scrivere Mario non è un libro solo di storia del diritto, di storia delle istituzioni, lui ha cercato di ricostruire la civiltà senese, una civiltà che è nata, come ci ha spiegato adesso un grande maestro come Vittorini, appunto nel Medioevo, che ha preso una forma, delle forme sperimentali sia istituzionali che giuridiche del Medioevo, ma che poi ha avuto una sua fisionomia peculiare anche nelle altre età. Nessuna di queste età successive, oltre a quella medievale, viene trascurata da Mario Ascheri. Chi conosce un po' la storia di Siena nel lungo periodo, cioè il periodo che va dalle origini fino ad oggi, troverà in questo libro che per ciascuna epoca Mario ha voluto cercare di individuare qualche cosa che si riaggancia all'epoca precedente e che si aggiunge e che poi va a costruire questa peculiarità, questo DNA che vive ancora oggi la città, pur in un momento molto difficile. C'è un'eredità medievale, ma c'è, e questo io l'ho molto apprezzato, nelle pagine soprattutto scritte sul 600, che è un'epoca della storia senese non sempre messa a fuoco, c'è molto anche nella storia del 600 senese e poi del glorioso, possiamo dire, 700 senese nell'ambito delle riforme, e poi qualcosa dell'Ottocento e qualcosa del Novecento. Allora io cerco di dire quello che mi ha colpito per ciascuno di questi periodi, necessariamente a grandi linee, seguendo la linea rapsodica di Mario Ascheri, che, ripeto, non ha voluto insistere su determinati aspetti, l'evoluzione solo istituzionale, l'evoluzione solo della politica, delle fonti del diritto, ma ha voluto mettere insieme per ciascun periodo diversi aspetti della, io la chiamerei, identità senese. Periodo ricchissimo secondo Mario Ascheri, sentiremo da lui stesso se questa ricostruzione corrisponde, insomma, chi legge ha capito quello che lui voleva dire. Sicuramente un periodo straordinario della storia senese, per incominciare dal Medioevo, è indubbiamente il periodo dei Nove. Questo periodo che adesso il professor Chitolini ha detto, un periodo piuttosto lungo, piuttosto stabile, in cui la forma istituzionale è una forma istituzionale piuttosto forte di governo popolare. Qui c'è una matrice molto forte della senesità, che è la cultura popolare, una cultura non facile da cogliere nelle documentazioni, una cultura di istituzioni popolari che i Nove, che stavano al governo con un ricambio molto rapido nella giunta nel cuore, che erano soltanto due mesi, tanto per farci capire, hanno saputo imporre alla città. Il sapore della città, diciamo il tono, i ritmi della città durante il periodo glorioso dei Nove, che va dal 1237 al 1355, è straordinariamente ricco da questo punto di vista. È come se si gettassero delle fondamenta che poi sono rimaste appunto nell'identità della città. Sono fondamenta anche visibili, perché ovviamente è un periodo in cui, come spesso accade, le riforme istituzionali vedono anche riflesse nella cultura, e quindi nell'arte, e quindi nell'architettura. È il periodo delle grandi opere come La Maestà di Duccio, delle grandi opere come La Maestà di Simone Martini, delle grandi opere come gli affreschi di Lorenzetti, famosissimo l'affresco del Buon Governo, di cui in questo libro c'è una descrizione molto bella, perché fa capire quello che c'è dietro queste pitture, che hanno un significato ovviamente specifico, artistico, ma hanno anche un significato culturale, cioè sono state fatte in un determinato momento
per trasmettere un determinato messaggio, una determinata cultura di cui questo inafferrabile, come lo chiama lui, ceto dirigente dei nove, si è fatto interprete in quel particolare momento. Una cultura basata sull'interesse collettivo, un interesse generale, questo mi piace dirlo perché è uno dei temi portanti del libro, cioè la presenza nei vari periodi storici di Siena dell'emersione di un interesse generale che si contrappone a quello collettivo, ed è un interesse che viene visto non solo nell'istituzione, nel bene e nel male, perché ovviamente le istituzioni medievali, non soltanto queste medievali, non hanno una coerenza che non dobbiamo richiedere a nessuna istituzione politica, ma sono parole d'ordine che si vedono dipinte negli affreschi o addirittura nei dipinti. Le parole d'ordine sono giustizia, le parole d'ordine sono interesse collettivo della res pubblica, la pace, la concordia. Si chiudono, come in ogni opera di storia, pensando che la storia noi la facciamo e la studiamo, non tanto perché debba dare insegnamenti sul futuro, ma perché ci dia qualche cosa di solito sul quale costruire un futuro forse migliore. Grazie. Cerchiamo di superare appunto questi conflitti di clan di cui è ricca la città, intendiamoci come da tutte le parti, non fare degenerare i conflitti familiari, no? Di queste grandi famiglie che altrove invece diventano la base delle signorie comunali, che sono la base della crisi delle istituzioni comunali. Qui si riescono a far convivere, insomma, la minore dimensione della città. Qui il fatto proprio quantitativo credo che abbia la sua importanza, il fatto, come d'altra parte Bartolo l'aveva visto, insomma, no? Ci sono le città, quando sono troppo grandi le città hanno bisogno del pugno di ferro. Bartolo lo diceva chiaramente, dell'oligarchia, Firenze, qui ci sono le città che hanno bisogno dei pochi divites che comandino e facciano rigarditi la gente. Poi ci sono queste città appunto meno consistenti in cui è possibile la partecipazione, che lui chiama governi, e questi governi di popolo il regime divino, lui lo chiama quello, perché lui ha presente naturalmente la realtà perugina, che era una realtà simile, un po' più, diciamo, conflittuale, e poi con la Chiesa, il papato sul collo, e quindi era naturalmente, aveva un destino quasi segnato, però ecco, aveva presente il caso di Perugia, un'altra realtà relativamente modesta da un punto di vista demografico. Lui fa proprio la questione demografica, come quello che sta facendo Montesquieu, eccetera. Dice, la città minore di dimensioni eccetera, in cui la partecipazione, un po' come un cantone svizzero, insomma, lì è possibile a tutti, ci si conosce, ecco, e allora è possibile una forma di governo ad populum, appunto. Questo è il governo ad populum, che nelle altre realtà, in altre realtà, appunto, non è possibile. Insomma, ecco, qui c'è qualche motivo di interesse per questa città, e io vi ringrazio molto perché tutte le volte che se ne parla, si è costretti a parlarne, si indovina ancora qualcosa, si riesce a cogliere qualche elemento nuovo, si riesce a cogliere. Grazie.